Salve a tutti, sono Master Wallace, carico, 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 come sempre. Allora, la domanda è: cosa accade al fisico se smetto di allenarmi per sempre? Vi siete mai posti questa domanda? Io me la sono posta, è già da molto tempo, ed è una delle ragioni per cui non smetto di allenarmi. Adesso vi spiegherò perché. Ovviamente, attenzione, qui bisogna fare una premessa. Io sto parlando di una cessazione dell'attività in palestra volontaria, nel senso che uno o perché si è stufato, o perché non ottiene risultati, o perché ha altre priorità nella vita, non si allena più, decide di non allenarsi più. Ok? Ovviamente ci sono cause di forza maggiore, per cui uno per forza di cose smette di allenarsi per sempre. E questo non c'entra niente con tutto quello che vi dirò adesso, va bene? Se uno per motivi di salute seri o sociali o familiari, economici, quello che volete, non ha più possibilità di andare in palestra, ovviamente questo è al di fuori di quello che vi dirò adesso. Allora, e guardate che, come ho detto spesso altre volte, la strada del successo verso il grande fisico naturale, perché ci arrivano in pochi? Io l'ho già spiegato, ve lo voglio ripetere, non tanto perché tecnicamente è difficile, ed è vero, e pochi conoscono la via. Qui bisogna citare sempre la Sacra Bibbia, la via è una e stretta, non ce ne sono altre. Ma la maggior parte della gente che non arriverà mai ai suoi massimi potenziali naturali è perché, o per un motivo o per un altro, smette di allenarsi. Guardate che è sempre stato così, voi non sapete quanta gente ho visto che cioè, sono andati avanti fino a un certo punto, quando hanno smesso praticamente quasi tutti, a parte poche eccezioni che, diciamo, più o meno ce l'hanno fatta, e qualcuno che tuttora vedo, che dei ragazzi molto volenterosi, dotati, anche uomini, che proseguono per la grande scalata, la grande scalata alla cima del Monte Olimpo, dei Nettuno. Dunque, allora, cosa accade all'organismo se smettete di allenarvi in modo definitivo? E beh, ragazzi, guardate che non accadono delle belle cose. Eh no, purtroppo devo già anticiparvi che non accadono delle belle cose. Paradossalmente, i primi giorni, diciamo le prime settimane che uno smette di allenarsi, supponiamo che uno si allenava regolarmente in palestra, ok? Da anni si allenava regolarmente, quindi aveva un certo status fisico, mentale, ok? I primi tempi, diciamo le prime settimane, mettiamola così, non è che accade nulla di grave, anzi, vi dico, anzi, il fisico ovviamente, riposandosi a lungo, recupera ai massimi livelli, per cui subentra anche un certo stato di benessere, perché si recupera veramente bene, perché si è sempre un po' così ai limiti del sovrallenamento, anche allenandosi bene, in natura è sempre un po' a rischio, però. Succede appunto che, smettendo di allenarsi, passando il tempo, uno comincia a sentirsi un po' meglio, perché recupera al 100%, soprattutto a livello articolare. Se c'era qualche dolore o problema, anche quello piano piano si attenua, perché semplicemente non vi allenate più, per cui uno comincia a sentirsi meglio, no? E magari dice: beh, in fondo alla fine non si sta neanche male, dai, mi sento bene, ok. E questo è vero, ma poi cosa succede? Che con il proseguimento del tempo in cui non vi allenate, settimane, diventano mesi e poi diventeranno anni, l'organismo va incontro a delle modificazioni fisiologiche, metaboliche, poi anche mentali, ma questo ve lo dirò dopo, che sono purtroppo sono negative, cioè avviene una involuzione, avviene in tutti i sensi una involuzione fisica. La prima cosa, ovviamente, è la perdita di massa muscolare, forza. Lentamente questi due fattori cominciano a calare. Va detto che la massa muscolare, inizialmente c'è uno sgonfiaggio dei muscoli perché non trattengono più acqua e glicogeno, per cui indubbiamente si sgonfia e perdono un po' di volume, no? Questo è anche normale. Poi, a livello proprio delle fibre muscolari, attenzione, io qui ho detto già altre volte che se avete costruito una matrice muscolare da iperplasia, quindi col pompaggio acidolatico, eccetera, eccetera, quel qualcosa come matrice rimane lì,
se gli fornite sufficienti proteine praticamente rimane a vita, anche se poi diciamo anche quella nel tempo tende un po' ad appassirsi, come dire, però di base questa matrice c'è. Se invece non l'avete costruita perché avete fatto solo allenamenti, carichi pesanti o cioè, non da culturista secondo le visioni Wallace, ecco, la normale ipertrofia delle miofibrille, quella tende veramente proprio a calare, a ridursi in modo drastico. Quindi nel tempo comunque vedrete un calo dei vostri muscoli, cioè semplicemente cominciate a rimpicciolirvi. E questo già non è che sia, anche la forza comincia a calare a vista d'occhio, cioè comincia a calare a vista d'occhio, magari di base vi può rimanere un certo percorso neuronale che un domani che magari ricomincerete ad allenarvi questa cosa è ancora lì, però proprio di base anche la forza comincia a calare. Quindi perdita di tessuto di massa muscolare e forza. Già questo non è che sia una bella cosa, specialmente considerando che la normale involuzione della senescenza della vecchiaia è proprio questa. Cioè, i due sintomi più forti sono perdita di massa muscolare e forza. Questa cosa arriva. Attenzione, un'altra cosa che avviene anche qui in modo abbastanza serio, questa è una cosa molto, come dire, molto snobbata, cioè forse nessuno ci fa molto caso, pensa che riguarda solo le donne, specie menopausa. Sto parlando dell'osteoporosi, che è vero che è un problema comune delle donne che vanno in menopausa per vari discorsi ormonali, eccetera, eccetera, ma guardate che l'osteoporosi c'è anche nell'uomo e nel tempo anche nell'uomo avviene. Per osteoporosi intendo la perdita di densità ossea, cioè le ossa diventano, non sono più solide, dense, cominciano a, come dire, diventare un po' più porose, perdono la loro matrice ossea, cioè sono gli osteociti che piano piano si riducono. L'inattività, veramente, cosa fa il sistema osseo? Le ossa si riducono, diventano più sottili, più fragili. Questo spiega anche perché gli anziani sono più soggetti a fratture serie, anche magari con cadute nemmeno troppo gravi, troppo pesanti, eppure basta un niente, le ossa tac, si spezzano perché sono molto deboli. E questo avviene anche nell'uomo, ovviamente in maniera lenta, però progressiva. Cioè la solidità delle ossa che avete, faccio per dire a 20 anni, a 40, ammesso che non vi allenate, è già minore, a 50 ancora meno, a 60 ancora meno e così via. Quindi c'è questa involuzione e anche questo non è un bene, anzi, direi che è molto grave. Poi c'è anche il discorso a livello proprio dei tessuti connettivi, delle articolazioni, tendini, eccetera, eccetera. Anche questi tendono a essere meno robusti, meno elastici, perché ragazzi, guardate che l'allenamento in palestra aiuta anche il sistema connettivo, i tendini, a rimanere robusti e anche elastici. Cioè, provate a pensare quando fate uno squat completo oppure, che ne so, delle aperture laterali con le croci, con i manubri, cioè c'è tutto un lavoro anche di tendini, di elasticità e di forza che c'è, quindi il culturismo mantiene anche queste cose al meglio, c'è anche questo fattore qui da considerare. E quindi la vostra figura lentamente comincia a cambiare. Non so se avete mai fatto caso che quando guardate persone di una certa età, diciamo pure anche un po' anziani, ma nemmeno tanto, che non hanno mai fatto palestra, fateci caso, c'è una cosa che la accomuna un po' tutti. Adesso tralascio quelli che sono diventati obesi perché magari non si nota molto, ma una persona che non è obesa, che è sempre stata sedentaria, quando arriva a certe soglie di età, se ci fate caso, che cosa succede? Hanno delle spalline piccole con una testa grossa, cioè che la testa sembra più grossa perché le spalline sono piccole. Poi tendono a incurvarsi in avanti, proprio si riducono. I deltoidi, le spalle non ci sono, sono completamente piatte, non c'è muscolo proprio. Le braccia sottili. Cioè, assumono un aspetto veramente proprio di involuzione fisica, che poi si arriva proprio all'estremo, gli anziani con gli estremi che sono veramente molti, sono proprio tutti incurvati, chiusi, piccolini, e c'è questa cosa qui che purtroppo è della natura delle cose, ma noi umani ci pensiamo e non è bello, noi vorremmo sempre rimanere al meglio di noi stessi, no? Ecco, purtroppo accade anche questo, questa figura lentamente comincia a cambiare. Se poi ci aggiungiamo che probabilmente, a meno che non mangiate benissimo, poco e comunque un minimo di attività fisica, tipo camminare, magari,
Cioè, se non fa, se non curate anche questi particolari, inizierete anche a ingrassare. Cioè, molti poi cominciano a aumentare un po' la pancia. Perché alla fine, se non ci si controlla veramente a tavola, uno così tranquillo dice, beh, io continuo a mangiare anche se non mi alleno. Attenzione, perché è anche facile ingrassare. Quindi poi avremo questi fisici ridotti con questa pancia che comincia a crescere. Che anche questo è un aspetto tipico che spesso si vede in giro, no? Anche perché considerate che il metabolismo, se non vi allenate più, subisce un calo molto molto drastico per due fattori. Il primo è perché perdendo massa muscolare cala comunque il metabolismo basale. È proprio come una macchina, se avevate una cilindrata alta e calate la cilindrata, la macchina consumerà meno benzina. È il metabolismo uguale. Più massa muscolare avete, più è alto il metabolismo basale, meno massa muscolare avete e più è basso. In più c'è anche il fatto che se non vi allenate comunque, anche il consumo calorico e lo stimolo metabolico dell'allenamento non c'è più, e quindi anche lì sono fattori che influiscono sul, diciamo, sull'ingrassamento. Il fisico non è più in grado di smaltire le calorie a essere attivo, e quindi c'è questo rischio, cioè bisogna veramente mangiare poco per non ingrassare se non fate niente e cominciate a perdere massa muscolare. Quindi tenete conto anche di questa cosa qua. Attenzione poi, c'è un'altra cosa importantissima. Importantissima. Allora, l'allenamento con i pesi, se fatto in un certo modo, quindi veramente sufficientemente intenso, con un certo volume di lavoro, cosa fa? Stimola i geni della longevità, stimola sostanze che sono, portano l'organismo a migliorare la longevità. Adesso io non voglio entrare qui nel merito, ho fatto anche un video, però l'attività fisica intensa è quella che più di tutte le cose, anche più del famoso digiuno, stimola queste sostanze. Sto parlando per esempio delle sirtuine, no? Ci sono delle proteine particolari, ci sono sette, che queste qui agiscono davvero sui geni, sul DNA umano e agiscono al meglio. Cioè, quando sei in condizioni di stress, l'organismo, tutti gli organismi, tendono a sviluppare sostanze che lo proteggono. E questa cosa migliora il mantenimento diciamo, dell'organismo stesso e lo protegge anche da fattori di invecchiamento. È quando questo stimolo non c'è che l'organismo accelera l'invecchiamento in misura maggiore, perché non ha queste difese, quindi allenandosi si stimolano queste difese, no? L'allenamento, ripeto, con i pesi è probabilmente la cosa più intensa che esiste. Per fare questa cosa qui, ripeto, molto più del digiuno, perché anche il digiuno in sé stimola queste cose proprio perché è una forma di stress, quindi si scatena una reazione, ma il digiuno poi porta anche altri lati negativi, che adesso non sto qui a dire. Per cui quello che consigliano i grandi cappuccioni esperti di questo settore, di cui io ho letto molto, loro consigliano che più che digiuni, che comunque si possono fare parziali, ma è importante allenarsi regolarmente e intensamente, punto. È questo che è davvero. Oltretutto, tenete conto che ci sono due fattori nell'organismo importanti, l'mTOR e l'AMK, ma adesso non entriamo in questi particolari. Queste due cose, queste due, ripeto, attività dell'organismo, sono quelle che regolano, agiscono sul fattore proteico, bilancia azotato ed è il glucosio. Sono questi i fattori che più di tutti anche influiscono sull'invecchiamento, che causano infiammazioni, eccetera, eccetera, resistenza all'insulina, anche in un certo senso causano di tumori. Questi due fattori qua, nel sedentario, che non si allena e che magari mangia anche un po' troppo, lavorano contro l'organismo, ok? Ma se voi vi allenate intensamente e regolarmente, questi due fattori qui che vi ho detto, che hanno una doppia faccia, lavorano al meglio per l'organismo, lavorano per voi perché si resettano e lavorano per il benessere dell'organismo, ma questo lo fa l'allenamento, non il fatto che non fate niente. Quindi diciamo che ci sono anche, a parte che proprio per il discorso della resistenza dell'insulina, quindi diabete tipo 2, no? Quello che colpisce più o meno molti uomini oltre gli over 50, che è un po' una piaga di questa società, la resistenza all'insulina, il diabete tipo 2. Ecco, l'allenamento è una delle più potenti difese contro questa cosa. Perché allenando i muscoli in modo intenso e anche sviluppandosi avete anche una bella protezione contro questa cosa, perché il muscolo semplicemente è più attivo nel consumare glucosio e quindi rimane meno in circolo, semplificando. Allora, in definitiva, se voi smettete di allenarvi in modo fisso,
dalla palestra, dal culturismo. Cosa succede? Succede che invecchiate molto rapidamente. Uno dice, vabbè, questo fa parte della vita, ce ne faremo una ragione, ok, ma io non dico mica niente, sono scelte personali. Però sappiate cosa andate incontro. Quindi, poi dopo, arrivate anche a un certo punto, magari uno dice, beh, però, perché io vedo tanta gente che magari ha una certa età, che si è sempre tralasciata nella vita, viene in palestra e dice, no, ma io adesso mi voglio mettere a posto, perché non posso andare avanti così, devo farlo prima. Questa è una scelta saggia, giusta, ma appunto dico, se ci pensavi prima, eri già molto più avanti e probabilmente era anche più facile avere risultati migliori, perché è chiaro che si migliora comunque a qualsiasi età si inizia, io questo l'ho sempre detto, è importante iniziare, però più tardi si inizia e meno si hanno i benefici, diciamo, se aveste cominciato prima, no? Quindi valutate anche questa cosa. Oltretutto, se vi allenate intensamente e regolarmente, c'è anche il discorso dell'integrazione che è un po' correlato all'allenamento. Guardate che anche l'integrazione, se è fatta bene, aiuta tantissimo nella prevenzione. Uno dice, vai, ma queste cose posso prendere a prescindere. È vero. Molti integratori, diciamo, anti-aging, eccetera, eccetera, che tutelano la salute, possono essere presi comunque a prescindere se non vi allenate. E io ve lo consiglio. Se non vi allenate, ok, non vi allenate, ma comunque prendete tutto quello che vi serve, quantomeno per aiutare il più possibile l'organismo in queste cose. Concludo con il discorso del fatto mentale. Ma vedete, fatto mentale. Guardate che se ci pensate bene, il vero segreto del culturismo, quello che a noi ci attira, ci fa rendere, come dire, tra virgolette, schiavi della palestra, il famoso demone del bodybuilding, no? È proprio il fatto mentale. Cioè il fatto che noi possiamo andare a allenarci, che godiamo del fatto di allenarci. Ci dà anche un senso nella vita, uno scopo. Io la vedo così, cioè, poi magari sbaglierò, qualcuno la vede in altro modo, ma secondo me questa è la vera importanza dell'allenamento e del culturismo. Sapere che voi comunque andrete a allenarvi, vi allenate, vi piace e questo vi aiuta un po' in generale tutta la vita, perché affronterete le cose con questa base di motivazione che una volta che non c'è più, secondo me non fa bene neanche a livello mentale, motivazionale, come dire, viene a mancare qualcosa, o a meno che non trovate un qualcosa di veramente importante che possa sostituire questa cosa qui. Allora, va bene. Io ho visto alcuni che, faccio un esempio, ma non perché, ho visto alcuni che per una donna hanno mollato la palestra perché, o perché questa non voleva, o perché comunque alla fine si doveva dedicare troppo a lei, anche scelte di vita, e quindi. Ovviamente scelte legittime, ma qualcuno è anche poi rimasto felice. Io però vi dico anche che la donna di cui siete innamorati, di cui volete proprio fare delle scelte, potrebbe anche poi un bel giorno svegliarsi la mattina e dirvi ciao ciao. Questo proprio giusto per chiarire, no? Ripeto, che avviene sempre, però può avvenire, ecco, quindi considerate sta cosa, cioè a un certo punto ciao. Oppure perché so guardate i problemi che alla fine, perché sapete, alla fine è tutto bello, poi magari quando si va veramente ai fatti, per dire, sono la convivenza, poi emergono tante cose che prima non c'erano, ma andremo un po' troppo in là con i discorsi. Però concludo dicendo che questa presunta donna potrebbe esserci per tutta la vita, come potrebbe non esserci più il giorno dopo. La palestra per voi, se voi volete, c'è sempre. Valutate questa cosa, quindi scusate se è poco. Ok? Io vi ringrazio, ovviamente vi aspettiamo con noi, perché io poi tutto quello che vi ho detto, vi dico anche fate le cose al meglio. Quindi venite da Master, ci sono tutte le forme di coaching online, che ha un grande successo, fece WhatsApp. E poi, vabbè, schede MVS, sapete che comunque potete allenarvi con la consulenza di Master per le schede in chat, che non è poco neanche questo. E poi per chi vuole fare l'over the top, il full immersion con Master per capire veramente tutti i segreti del culturismo. E anche questo è un grande successo. Ragazzi, io vi devo lasciare e io vi do un consiglio. Poi fate voi, Sapete qual è il consiglio? Non smettete mai di allenarvi. Grazie a tutti, al top.